amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno, good morning, how are you? Ragazzi, ve lo siete mai visto quel film Cocoon? Ve lo siete visti? Sicuramente, famoso questo film, comunque anche hanno fatto forse una prima serie, un primo film, poi c'è stata una seconda parte, non lo, mi sembra di sì. Comunque, per racchiudere subito il discorso, in breve, Cocoon, questa vasca dove c'erano gettati giù queste uova di extraterrestre, praticamente aveva reso quest'acqua praticamente magica. E che si faceva il bagno dentro questa vasca? Praticamente diventava ringiovaniva, diventava subito in forma, anche un ottantenne diventava uno di, come se fosse uno di trentenne, come un trentenne, va. Quindi una vasca magica dove tutti i mali passavano. In questa vasca ci hanno buttato Di Maria, in poche parole ci hanno buttato Di Maria, ci hanno buttato. Alla Juventus era un vecchietto di 80 anni. Ah, il femore. Ah, il braccio. Ah, il testicolo destro. Ah, il testicolo sinistro. Ah, il catetere. Ah, questo, ah, questo. Il nazionale, boom, dentro la vasca di Cocoon. Doppietta. Tirata al lucido. Meraviglioso. Un figurino. Ma vogliamo dare la colpa noi a Di Maria? Noi vogliamo dare la colpa a Di Maria? Allora, due sono le cose. O siamo cretini, parlo di dirigenza, o siamo cretini, o facciamo finta di essere cretini. Perché se un povero youtuber ignorante vi dice la Juventus su Di Maria, non ci sta capendo niente allora. Che cazzo se la prende a fare un giocatore di un anno? A 35 anni con l'ultimo mondiale di esposizione, quello non gli metterà mai la gamba, quello ha la testa solo per il mondiale. Se ve lo dico un giocatore, un povero youtuber, non penso che gente come Nedved, gente come arriva bene, Cherubini, lo stesso Agnelli, quell'altra specie di allenatore, non penso che non ci arrivano. Non penso che noi, penso di sì. Quindi qual è il, diciamo adesso, la novità? Non c'è nessuna novità, si sapeva, perché purtroppo la Juventus ormai non è che, come vi ho sempre detto, il problema della Juventus in questo scorcio che noi possiamo classificare uno scorcio, la logica cessa, dove la logica cessa. Purtroppo il problema di questa Juventus è che la Juventus, intesa come Andrea Agnelli, prima di pensare al campo, pensa al business. Non è al contrario. Prima pensa al business e poi pensa al campo. Quindi, anche se per un anno, loro hanno pensato, per un anno faccio il botto con le magliette e ci rientro. Perché loro pensano a questo. Capisci? Tutto là. E fin quando la Juventus non cambierà questa proporzione e non capirà che per fare alzare il business servono le vittorie, noi da questo, come si suol dire, tunnel non ne usciremo mai. Quindi Di Maria, naturalmente, dentro la vasca di Cocoon, rinasce e fa doppietta. Che vi devo dire? Ve l'avevo detto, mi sembra anche un po' superfluo dirvelo. Perché non vi voglio prendere in giro, perché anche voi avevate capito che la situazione era questa. Comunque, ormai noi siamo abituati a queste purtroppo decisioni societarie, ci dobbiamo abituare e ci dobbiamo soprattutto convivere. Va bene, che vi devo dire? Mi dispiace per Tonale, anche perché io dici, su questi anni non manderei mai i giocatori a queste inutili e insignificanti amichevole, però... Che succede tutto lì. Quindi Di Maria, buttato dentro la vasca di Cocoon, rinasce e dichiara ufficialmente, dichiara questo bisogna dirlo, dichiara ufficialmente
Juventus incompetente. Juventus incompetente, questo è. E poi alla fine taglia, 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 quando poi stiri la linea, la riga finale, il risultato è questo. Perché poi tutti dicono, ma come cazzo se la sono presa a fare? Che cazzo se la sono presa a fare? È normale che pensino questo. E fanno bene. Una buona giornata, ma se ci incazzate fino alla fine, forza Juve.